comunicano. E la prima comunicazione, caro David, caro Giulio e tutti gli altri, nasce nella preistoria. I preistorici comunicavano in qualche modo a cena, stanno lì intorno a questa cosa di pietra, non so di che era, come facevano? Dai. Che poi in realtà, poi, quando non c'eri te, facevano, ma a Roma che famo con sta Roma? Perché non sta bene questo. Ti faccio vedere, perché poi facevano quei, come si chiamavano, quelle pitture rupestri. Conosci le pitture rupestri? Se non fa così che ne ha capito che è. Se capisce, perché quando fai così è. Questa è una pittura rupestre. Questa qua, qui pare che questa la io la amo. Questa, ma c'è troppa gente dietro a qualcuno. No, no, levala, questa levamola. No, no, questa è rupestre. Questa più che rupestre è campestre. No, no, questa la levamo poi dopo. Questi sono gli egizi, conosci? Questi egizi erano forti, perché gli egizi era un periodo di grande, c'era un pericolo sessuale. Infatti hai visto come? In quegli anni, antichi egizi, insomma, non stavano in fila, hai visto mai una fila di egizi? Tu hai messo? Sempre no, non vedi mai su, no, no, no! Guarda, mo ce l'hai Google, no! Vai a vedere, non vedi mai una scarpa, tutte le scarpe, oh. Ragazzi, ma se dico le cose è perché le so, non è che ho letto, è bella, né? Indiani, vedi? Qual è il sì? Che vuol dire questa qua? Lo dico a te pure. Che vuol dire? Il messaggio indiano. Che vuol dire quello là? Quelle due cerchi e quello così. Che vuol dire? Io l'ho studiato, eh? Perché io sono stato con gli indiani. Sono stato 2 anni con i Navajo. Io stavo con i Navajo. Raga, se ridete, ti giuro, finisce qui, me ne vado. Questa è la frase che dice il primo, da dove si scatena tutto lei, ma che sta arrivando a Mario e... lo sapevo, ecco perché mi volevo invitare. Qui c'è gente con i lauree. E quello fa, due palle, guarda, vedi due palle. Mario due palle, guarda, no, 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 no. Devi guardare bene. Mario va. E come oggi, hai visto quando stai al bar, no? Fagliavo tutto, sta arrivando Mario, fermate, oh. È uguale. Questi fumi, il fumo, comunicavano da una montagna all'altra. Capito? Che ne so, due notì, se vediamo dopo. Poi a un certo punto, un altro, perché ho letto un articolo, sempre dei Navajo, che diceva che a certo punto, e quello gli scriveva, oh, ma non te capisco. E quello ha detto, ma sei bruciata la coperta? No, vabbè, tu ci ridi perché sei una garbatella. L'altra foto, sono arrivati, ecco, guarda. Quelli scrivevano i rosso pompeiano, quelli scrivevano i tazzi bao, e noi stavamo a questi. La faccetta, la tazza con Ducori, il cesso con Ducori. Siamo brutti, ci siamo imbruttito, no? Sui muri, guarda, guarda, guarda che roba. Adesso, un altro modo per comunicare, per dico a me e anche ai signori un po' più grandi, con i quali mi abbraccio ancora di più, era questo qua. Walkie talkie. E diceva, la scatola arriva oltre i 100 metri. Cioè praticamente tu chiamavi uno, fai Giorgio! E lo sentivi 100 metri. E erano le prime videochiamate perché lo sentivi e lo vedevi pure, ecco dove nasce. Giorgio! Me senti? Grazie al cazzo, sta là che te sente Giorgio. È normale. Walkie talkie.